tengo a presentare l'onorevole Debora Mergamini, perché Debora Mergamini ha una storia. Ha una storia che nasce dalla vita vera. C'è una nota, è una storia che nasce da un lavoro vero che si era procurato lei per conto suo in posizione di massimo prestigio. Conosciuta occasionalmente al presidente, ha detto: tu sei brava, ti prendo, perché anche questo è merito. E un'altra cosa che distingue il Popolo della Libertà dalla gente di sinistra non è l'aver servito le piadine alla festa dell'unità, ma è il merito e la capacità di elaborare pensieri, elaborare progetti e realizzarli, per quanto difficili. Signori, a secondo mandato parlamentare, Debora Mergamini. E siccome sto vedendo un festival di Sanremo che ha ragione Berlusconi, assomiglia al festival dell'unità, io ti candido a condurre il festival di Sanremo l'anno prossimo. Se vinciamo, Berlusconi non è mai stato sfiduciato, il nostro governo non ha mai perso la fiducia in Parlamento, non è mai stato in minoranza. Ma Berlusconi ha lasciato perché ormai le pressioni sul suo governo erano insopportabili e noi avevamo tutto il mondo che ci puntava il dito contro e diceva: se Berlusconi non si dimette, crollerà il sistema della moneta unica. Chi si sarebbe preso questa responsabilità? Arriva Monti, si presenta in Parlamento e dice, fa un lungo verboso discorso, molto dotto devo dire, molto freddo, molto snob, e ci dice che il suo governo si baserà su tre criteri. Rigore, non ci è sfuggito, equità, quale? E sviluppo. Io non ci ho creduto dal primo istante, non perché ero più intelligente, ma perché conosco il signor Monti da tantissimi anni, da quando lavoravo nella finanza in Inghilterra, e quindi avevo già chiaro quali fossero i veri interessi sul nostro paese già dagli anni 90. Da quel momento il Parlamento è stato di fatto commissariato. C'è stata una sospensione dei meccanismi democratici, il governo Monti non eletto dai cittadini, nominato, a colpi di fiducia, dunque di decreti che richiedevano fiducia e che non potevano essere discussi democraticamente nel Parlamento, si è presentato 52 volte da noi con misure che sono state la riforma delle pensioni. Voi ricordate che il governo Berlusconi aveva già fatto una riforma delle pensioni che aveva messo al sicuro i nostri conti e la sostenibilità del nostro debito da qui alle prossime decadi. Ma non è bastato. Ci hanno trasformato il nostro sistema pensionistico nel più rigido d'Europa. Poi è arrivato l'IMU dopo 20 giorni. Poi è arrivata la tassa di possesso sulle barche, che ha distrutto il settore della nautica. E così via. un profluvio di provvedimenti, ma non so perché, ma non sono nemmeno provvedimenti, un profluvio di punizioni per l'economia delle nostre famiglie, delle nostre imprese, che secondo me ha raggiunto il suo massimo con la riforma del lavoro Fornero, in cui abbiamo definitivamente bloccato ogni possibilità ai nostri giovani di accedere al mercato del lavoro, perché abbiamo ulteriormente irrigidito un mercato del lavoro che è già il più rigido d'Europa. Io non ho mai creduto alla favola di Monti, salvatore della patria, e credo che tanti italiani che forse lì per lì ci avevano creduto nel corso dei mesi si siano ricreduti. E sono orgogliosa, pur essendomi mossa in dissenso col mio partito, sono orgogliosa di non aver mai una sola volta votato una fiducia al governo Monti, perché si vedeva da lontano che Monti si sarebbe approfittato dei voti del PDL, meno di quelli della sinistra, perché le misure dolorose per la sinistra non arrivavano sotto forma di fiducia, si negoziavano in Parlamento, quindi c'era più margine politico di mediazione. Dicevo, non ci ho mai creduto, perché era lampante che questo governo era stato messo su per tutelare non gli interessi delle famiglie italiane, non gli interessi delle aziende italiane, degli imprenditori italiani, della ricchezza degli italiani, ma per tutelare gli interessi delle banche che erano esposte con il nostro paese, e per ripianare i buchi di altre banche europee. Una partita di giro che nessuno racconterà mai sui giornali o nelle televisioni. Non credo che vedremo report che racconta esattamente com'è andata, ma sicuramente era così. Noi abbiamo cercato consenso di
veramente con grande difficoltà, perché all'interno del nostro partito ci si confrontava tutti i giorni, si diceva ma noi stiamo sostenendo un governo che fa del male agli italiani. E sapevamo di deludere il nostro elettorato facendolo, stavamo alzando le tasse a livelli insostenibili, noi che siamo il partito che da sempre nella sua storia ha abbassato le tasse. Quindi c'era un dibattito al nostro interno. Non sapevamo quale fosse la cosa giusta da fare, continuare a sostenerlo questo governo oppure no. Poi, di fronte all'ennesima boutade, loro hanno fatto due decreti sviluppo, era uno dei tre cardini sviluppo, vi giuro. Non so quante persone li abbiano letti quei decreti sviluppo in Italia, immagino poche, io sono una di quelle. In quei due decreti che hanno preso in giro il paese non c'è stato niente per lo sviluppo, niente, soltanto piccoli aggiustamenti per piccole lobby di potere o piccole rendite di posizione già molto forti nel nostro paese. Hanno servito chi era già forte, hanno penalizzato chi era più debole e questa è la loro visione dell'equità. Io sono molto critica su questo, sull'esperienza del governo Monti, forse perché purtroppo o per fortuna l'ho vissuta, ero lì, li ho visti venire in Parlamento, ho visto come si rapportavano ai parlamentari, come li trattavano, ho visto come hanno scritto i loro provvedimenti, ho visto quello che hanno fatto. E quindi quando vi dicono che Berlusconi mente perché era lui che aveva trascinato nel baratro l'Italia con i suoi provvedimenti assurdi, vi stanno dicendo una grande menzogna, perché noi tutti i dati economici che abbiamo visto a partire soprattutto dal secondo trimestre del 2012 li abbiamo saputi leggere per quello che sono, e sono state le manovre punitive, sanzionatorie, ingiuste che questo governo ha imposto su di noi, sapendo di poterlo fare perché contava sull'80% dei voti in Parlamento. Ecco perché quando poi Monti ha deciso di scendere o salire in politica, il presidente Berlusconi l'ha preso come un atto di guerra. Ed ecco perché oggi è francamente inaccettabile sentire Monti dare del cialtrone al governo Berlusconi, quando è grazie ai voti del governo Berlusconi che lui ha potuto prendere le misure che ha ritenuto di prendere e vantarsene fra l'altro. Allora tanto cialtroni non eravamo. Quindi il nostro paese è stato merce di scambio, oggetto di scambio, oggetto di giochi di potere che noi del PDL abbiamo sempre combattuto dal 1994 in avanti, pagandone il conto, come immagino ognuno di voi, nella propria realtà, nella propria realtà lavorativa, nella propria realtà sociale. Però abbiamo sempre portato avanti la nostra idea, che è quella di uno Stato che non sia vessatorio nei confronti dei cittadini, che non sia punitivo, che non sia sanzionatorio, che non sia crudele nei confronti dei cittadini. E per questo abbiamo sempre combattuto. Quindi, per favore, il mio appello è: convincete le persone, perdeteci un po' di tempo in questi ultimi giorni, perché davvero ognuno di noi farà la differenza. Nel 2006 24.000 voti, ci sono più di 60.000 sezioni elettorali nel nostro paese, quindi abbiamo perso quelle elezioni per meno di un voto ogni tre sezioni. Pensate quanto ognuno può fare la differenza in questi ultimi giorni, e soprattutto spiegare che questo voto è sacro più che mai, perché ci può garantire davvero di tenere questo paese in linea senza vessarlo, perché è quello che noi abbiamo fatto. Siamo riusciti a fare manovre per 265 miliardi di euro nell'ultimo governo, ma senza vessarlo, senza sanzionarlo, senza punirlo, senza frugarlo quando esce dal ristorante, senza andare a vedere come spende i suoi soldi guadagnati legittimamente. Lo abbiamo fatto tenendo presente che i cittadini non sono servi dello Stato, ma sono lo Stato. E allora dobbiamo difendere questi principi qua, difenderli proprio fino all'ultimo momento, perché sono convinta, siamo convinti, e i sondaggi un po' ci aiutano, che questi ultimi due punticini che ci separano li possiamo proprio colmare in quest'ultima settimana, e ne vale la pena per il futuro di tutti noi. Per cui chiedo aiuto a tutti e vi ringrazio che siete stati